Grande Fiorenzo! Allora, adesso Fiorenzo restiamo qui sul palco perché chiamiamo sul palco un grande artista che rappresenta un gruppo che io spero veramente di riuscire a portare il prossimo anno. Anche questo artista è stato premiato per Folk Int e salirà qui sul palco. Prima mandiamo il video di questi ragazzi che si chiamano i Five Sax, sono artisti internazionali. Non siamo riusciti quest'anno a portarli tutti per problemi anche appunto di Covid e di organizzazione di spostamenti, perché sono di diverse nazionalità. Qui abbiamo l'italiano, eccolo. Però guardiamo un attimo il video, cosa fanno questi ragazzi con i sax. Non abbiamo l'audio, come mai non abbiamo l'audio? Ah, abbiamo un problema tecnico. Allora, lasciamo andare il video e chiamiamo sul palco assieme a Giordano. Teniamo il video dietro. Teniamo il video sfondo, dietro. Peccato, grazie. Peccato. Vuol dire che ci rimarrà la curiosità di cosa veramente riescono a fare questi ragazzi. Beh, con intanto però vediamo un quintetto di sassofoni, esatto, che ha portato in giro per il mondo, lo diciamo, li ascolteremo il prossimo anno, Moreno. Sì, speriamo di riuscire a farcela. Anche valzer, polche e mazurche. Five Sax, premiamo a nome di questo quintetto internazionale il rappresentante italiano che è qui con noi, lo accogliamo con un grande applauso, il suo mito è Fiorenzo Tassinari, sì. Damiano Grandesso. Damiano. Allora, già si vede la capacità forse di suonare due strumenti in una volta, però adesso no. Come facciamo a premiarti però? Tengo io il sax, che so tenerlo, ok? Ecco. Grazie. Damiano. Lì, vieni qua. Qui, così, perfetto. Perfetto. Ecco qua. Five Sax, Moreno, a te, grazie. Allora, Damiano. Adesso questo Fiorenzo lo appoggiamo in un porta sax o lo facciamo tenere a Fabio. Allora, guarda Damiano, so che hai preparato una bella cosa con Roberto Pagani, con Amadeus e il suo pianoforte, che è un'orchestra in quel pianoforte, che succede qualcosa. Cosa ci fai ascoltare, come si intitola il brano? Gabriel Sobet di Morricone. Al sax soprano Damiano Grandesso. Pianoforte e orchestra, perché c'è un'orchestra lì sotto quelle dita.